Ciao ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video qui nel canale di Note di Profumo. Come promesso, oggi sono qui per parlarvi dei profumi che ho avuto l'occasione di provare in questo ultimo mese di Federico Cantelli. È già stato pubblicato qui nel canale un'intervista speciale con Federico Cantelli, che è il più giovane naso profumiere italiano. E oggi vi parlo di queste fragranze delle quali davvero me ne sono innamorata, soprattutto di alcune. Questo perché ho constatato che io e Federico abbiamo dei gusti in comune. Anche lui ama i profumi dolci e ci sono alcune materie prime che lui preferisce, che sono anche le mie materie prime preferite. Devo dirvi che questi profumi sono davvero molto ben fatti e Federico, pur essendo un naso profumiere giovane, è riuscito davvero a sorprendermi. Alcuni profumi li ho testati in full size, altri in campioncini che mi sono stati gentilmente inviati dal marchio Cantelli, ma che potete anche voi richiedere sul sito. Quindi, senza acquistare i profumi a scatola chiusa, potete prima provarli grazie ai kit di campioncini. Ha veramente nella collezione, è una collezione di 10 fragranze, una varietà che può accontentare un po' tutti i gusti, perché abbiamo profumi floreali, profumi vanigliati, profumi freschi, agrumati, e come dice Federico, chi entra dalla porta del mio negozio sicuramente uscirà con un profumo adatto, perché c'è talmente varietà. E infatti lui si è sbizzarrito veramente su tante classi olfattive, che chiunque troverà un profumo che sentirà stargli bene addosso. E inizio subito con un profumo che sto amando tantissimo e che ho nella full size da 100 ml, ed è fantastico questo profumo. La Vie en Rouge si chiama, e già mi stavo equivocando con il famoso pezzo, la famosa canzone di Edith Piaf, La Vie en Rose. Questo profumo invece è una Vie en Rouge, perché la fragranza, se dovessimo accostarla ad un colore, quel colore è proprio il rosso, che è un colore che anima la natura nel periodo dell'autunno. E questo profumo è nato come ricordo e ispirazione legata a una passeggiata in un bosco in mezzo alla natura, nella stagione proprio dell'autunno. L'autunno è davvero una stagione tanto colorata, nella quale la natura dà il meglio di sé. È un'esplosione di colori, una specie di fuoco d'artificio prima di ritirarsi nei colori spenti dell'inverno e in questo sonno invernale. Allora, bellissimo il cofanetto, ho tirato fuori il flacone da sotto per evitare che mi cada, perché già mi è successo durante l'intervista che ho rischiato di far cadere il profumo. Però è bellissimo, guardate, così si presenta e poi lo si apre e all'interno c'è il posto appunto per mettere il profumo. I flaconi sono molto semplici, lineari, ma allo stesso tempo direi si tratta di flaconi eleganti. Questo, la Vie en Rouge, è un profumo caldo, floreale. Io adesso lo voglio indossare, anche se siamo in primavera, perché mi piace tantissimo, è molto nelle mie corde. La Vie en Rouge è un profumo ambrato, floreale, caldo, ha un cuore floreale dove spicca la nota del gelsomino, unita a note legnose, a note di vetiver sul fondo. Vi leggo la piramide olfattiva dal campioncino che mi è stato dato assieme ai profumi. I campioncini si presentano in questo modo e al suo interno ci sono le fialette
E qui questo profumo, che è della classe orientale, con sfaccettature ambrate e legnose, come vi stavo accennando, ha note di testa di bergamotto, pino, neroli, legno di rosa e chiodi di garofano. Allora, oltre alla nota di gelsomino che troviamo nel corpo, nel cuore della fragranza, c'è questo legno di rosa, questo sentore un po' di rosa che a me arriva quando spruzzo il profumo. Fin da subito si ha la sensazione di un profumo ambrato, e poi abbiamo note di patchouli, vetiver, legno di cedro, e la coda del profumo, le note di base, sono ambra, muschio, bacche di vaniglia e sandalo. Direi che questo è un profumo unisex, assolutamente può essere indossato sia da donna che da uomo. È dolce, ma non troppo dolce, e sulla mia pelle dura davvero tanto, perché riesco a sentirlo per tutta la giornata. E quello che mi ha sorpreso di questa fragranza è la sua originalità. Un profumo che non si sente tanto in giro, quindi se volete provare ad indossare un profumo che non vi ricordi tante altre fragranze, vi consiglio tantissimo questo Eau de Parfum La Vie en Rouge. È un profumo che vi dà grandi emozioni, una fragranza bellissima, direi. È elegante, non lo vedo come un profumo su un adolescente, ma su una donna matura. Richiama proprio la sensualità, se parliamo di sesso femminile in questo caso, ma anche appunto può essere ben indossato da un uomo, perché non è eccessivamente dolce, e c'è questa parte di patchouli e di legni che lo rende un po' più secco sulla coda, sulle note di fondo. Questo è un 100 ml e veramente, per la persistenza, la proiezione, tutte le caratteristiche che questo profumo ha, direi che durerà in eterno nella mia collezione, perché avendo tantissimi profumi, prima che io esaurisca tutto il flacone ci vorrà un bel po'. Ma è un profumo, questo, che a mio avviso dura anche nel tempo, perché ha delle note di base, delle materie prime al suo interno, che fa sì che siano meno volatili, come invece è caratteristica dei profumi più agrumati. E un altro profumo molto bello e adatto alla stagione fredda, all'autunno-inverno, è una vaniglia che mi è piaciuta tantissimo, davvero tanto. Questa l'ho provata in campioncino, adesso ve ne parlo. Ed è questa vaniglia anche un po' fruttata, che è l'Intense Vaniglia. Una vaniglia davvero intensa, anche qui non la definirei una vaniglia troppo gourmand, anche se ci sono delle note fruttate, ma una vaniglia un po' più legnosa, con delle sfaccettature che sento anche un po' orientaleggianti, una vaniglia opulenta di una durata estrema sulla pelle. La sua piramide olfattiva è la seguente: abbiamo la cannella, il limone, la fragola, la nota fruttata viene proprio da questa nota di fragola, abbiamo il cocco e l'ambra nel cuore, e come note di coda la fava tonka, la vaniglia, il legno di sandalo ed il patchouli. Veramente una vaniglia favolosa, però non ci sento il sentore gourmand, nel senso di dolci, di commestibile. È davvero una splendida vaniglia, persistenza estrema tutto il giorno sui vestiti e anche sulla pelle. Altro profumo, per rimanere nella categoria dei profumi coccola, caldi e avvolgenti, come la vaniglia di cui appena vi ho parlato, è il cuore di cioccolato. Questo è buonissimo ed è proprio un profumo, anche questo, adatto nel periodo autunno-inverno, quando si ha bisogno di un profumo che ci riscaldi il cuore. Io i profumi con le note di cioccolato come questo li chiamo profumi scalda
cuore, sono quei profumi serotoninergici, quei profumi che tirano su il morale, che ti danno una ventata di ottimismo quando le indossi, profumi gioiosi. Le note olfattive di questo profumo sono la polvere di cacao, mandorle glassate, zucchero caramellato. Qui sì, siamo nella classe dei profumi gourmand, come capirete dalle note olfattive. Un cuore di cioccolato fondente, mandorle glassate, miele, crema di vaniglia e un fondo di cioccolato fondente, bacche di vaniglia. Qui il cioccolato domina tutta l'evoluzione del profumo, la testa, il cuore e la coda, quindi saprete di cioccolato. Quello è il sentore allegro che vi porterete addosso indossando questo profumo. Qui la persistenza e la proiezione sono moderate, non ha la durata della vaniglia su di me, della vaniglia intensa, ma forse magari se poi questo profumo si decide di indossarlo per uscire di casa, magari non tutti hanno piacere di odorare come una pasticceria ambulante lasciando la scia per 3 metri lasciando delle code di scia incredibili. È un profumo che a me richiama la casa, il caminetto acceso, la cioccolata calda, un momento proprio molto intimo e di coccole che ci si concede nelle stagioni fredde dell'autunno e dell'inverno. Bellissima fragranza anche questo Eau de Parfum. E tra i profumi, sto iniziando dalla stagione fredda per arrivare alla stagione calda, visto che ce la stiamo lasciando alle spalle, è questa fragranza che ha avuto un grande successo nella collezione di Federico Cantelli ed è Ambra e Tabacco. Ambra e Tabacco so che è apprezzata molto anche da voi perché qualcuno me l'ha scritto, ho avuto occasione di parlarne nelle chat e persone proprio che mi hanno parlato di questo profumo che ne sono rimasti davvero innamorati. Qui le note di Ambra e Tabacco sono stupende, ma ci sento anche la parte floreale. Comunque è un profumo che si evolve, questo che io ho è un 100 ml, ha una buona persistenza ed è un profumo davvero interessante perché le note dolci, anche questo è un profumo molto dolce, si smorzano con queste note di ambra e tabacco. Il tabacco è una bellissima nota olfattiva, una bellissima materia prima da lavorare. Anche Federico nell'intervista, se vi ricordate, chi ha seguito l'intervista, dice che non si aspettava nemmeno lui che questa nota olfattiva gli desse tanta soddisfazione. Quello che di cui vi parlo è un profumo unisex perché pur essendo dolce, ambrato e con questa nota di tabacco è adattissimo ad essere indossato tranquillamente da uomo che da donna. Le note olfattive di questa di ambra e tabacco, e anche qui ve le leggo dal sample, sono arancio, aloe vera, ambra, tabacco e fava tonka, quindi si apre proprio come un profumo vellutato, perché lo definirei proprio così, un profumo vellutato sulla pelle che ti dà questa sensazione di maglione caldo, morbido. Come corpo abbiamo l'ambra, la cannella, il tabacco, il legno di cedro, il muschio, la fava tonka, quindi c'è moltissima fava tonka in questo profumo. Per chi ama la tonka va a nozze con questa fragranza. E poi abbiamo il legno di cedro, il muschio e sempre la fava tonka e la vaniglia nelle note di base. Molta fava tonka caratterizza questa fragranza e lo definirei proprio un profumo morbido e vellutato. Stupendo. E sempre tra i profumi caldi e autunnali abbiamo Patchouli in Love. E Patchouli in Love è una fragranza con note agrumate, quindi si apre con un pizzico di freschezza, però il patchouli qui risplende in tutte le sue caratteristiche terrose perché è la nota dominante di questo
profumo, e poi c'è anche una bellissima vaniglia che accompagna questi agrumi, che rende sempre il profumo dolce sul fondo, perché la caratteristica della dolcezza direi che caratterizza l'80% delle fragranze Cantelli, cosa che appunto, come vi ho già detto, mi piace molto. Qui abbiamo arancio, pompelmo, mandarino e cannella nelle note di apertura. Il pompelmo, tra l'altro, è una nota che mi piace tantissimo nell'apertura dei profumi. E un corpo con cipresso, salvia, sclarea e iris, e patchouli, vaniglia e ambra tra le note di base. È un patchouli dolce, anche questo, ambrato e non troppo secco. Se volete sentire la nota del patchouli, però un po' più morbida, un po' più dolce, magari rispetto a fragranze come mi viene in mente Opium, oppure il patchouli, proprio quello strong, un po' più spinto dell'Enerade, vi consiglio questa bellissima interpretazione della nota di patchouli che viene fatta da Federico Cantelli. E adesso mi sposto verso fragranze un po' più primaverile, più primaverili, più estive, e magari fruttate, come questa pesca golosa. Qui abbiamo una pesca golosa arricchita da note un po' pepate, un po' speziate, grazie a note di pompelmo. Anche qui ricorre il pompelmo, come nel profumo seguente. Abbiamo note di, mi pare, albicocca, insieme a questi sentori un po' speziati. Questa pesca golosa, tra l'altro, ha dei sentori molto naturali, non è una pesca stile anni 90, quell'odore di fruttato chimico che a me non piaceva molto nei profumi degli anni passati. Si ha un sentore fruttato piuttosto naturale, quindi è molto ben lavorata. Per quanto riguarda le sue note olfattive, abbiamo pesca, limone, bergamotto, pompelmo, rosa, gelsomino, mughetto, albicocca e mela verde in apertura. Abbiamo un cocktail di frutta, e nel corpo abbiamo arancio, limone, uva, ribes, ylang ylang, gardenia, bacche di pepe rosa, e nelle note di coda i lamponi, il caramello, il sandalo, il legno di rosa, la cipria e il talco. Quindi questo profumo diventerà anche talcato quando inizia proprio a svanire nel dry down sulla vostra pelle. Non ha grande persistenza sulla mia pelle, questo profumo è moderato, e lo trovo molto adatto per essere indossato verso la primavera, estate. La durata e la scia non sono paragonabili alla vaniglia invernale, ad esempio l'intense vaniglia, o all'ambra e tabacco, per darvi un'idea. Quindi è un fruttato un po' più leggero. E andando sempre verso profumi più, diciamo, estivi, io ho apprezzato davvero tanto questo profumo, che è il fico. Questo è straordinario, è il profumo preferito di Federico, che lo ha creato lui stesso ancora quando frequentava la scuola per diventare profumiere, e questo è il risultato di anni nei quali ha messo più volte a punto la formula della fragranza. Questo veramente sarà un must have della mia estate 2023, perché lo adoro. È un profumo ottimista, un profumo gioioso, è un profumo che ci porta subito dentro un paesaggio mediterraneo. Qui si sente tantissimo la nota del fico, ma la nota proprio fruttata del fico, perché non è un profumo secco. Molti profumi
tendono a interpretare di più la parte verde legnosa, ma qui predomina proprio la parte fruttata e c'è anche la nota del cocco al suo interno che rende questo fico ancora più cremoso. È estate in bottiglia, ma per rilassarvi, perché questo lo trovo un profumo ottimista e rilassante, una sferzata di energia anche se volete, lo trovo bello anche per essere utilizzato in tutte le stagioni. Le note di fico sono note di foglie di fico, quindi si apre con questa parte leggermente, dico leggermente verde, con le note di testa. Abbiamo il latte di mandorle e il legno di cocco, e come note di base di coda abbiamo il latte di cocco e i fichi seccati. Quindi è un fico molto cremoso grazie alla presenza del latte di mandorla. Ed è dolcissimo, un profumo dolce, non stucchevole, perché c'è anche la parte verde delle foglie. È meraviglioso, lo amo questo profumo e capisco perché lo ami anche Federico. Per quanto riguarda i profumi più freschi, Federico Cantelli ha anche delle fragranze per accontentare davvero chi vuole profumi agrumati, per chi ama questo tipo di fragranze. Uno di questi è Estate Italiana. Estate Italiana è un profumo con note di arancia, limone, lavanda, quindi super fresco, ricorda un po' anche le colonie estive. Qui abbiamo note di lavanda, limone come note di testa, fiori d'arancio, gelsomino, petite graine nelle note di base, e diventa muschiato, ambrato nella coda, perché abbiamo i muschi bianchi e l'ambra. Buonissimo anche questo profumo, super rinfrescante e adatto in mesi come ad esempio il luglio, agosto, quando fa davvero molto caldo. Infine, vediamo se ve li ho descritti. No, ce ne sono ancora due. C'è My Direction, profumo con note legnose, note floreali. Questo è quello che io su di me sento forse, anche se appunto i profumi di nicchia sono unisex, ma che tende un po' di più verso il maschile. È quasi un profumo che mi ricorda un po' anche l'odore quasi del pulito, un profumo luminoso, non ha grande proiezione e persistenza, un profumo che potrebbe andare bene come fragranza da ufficio, ma molti amano questo tipo di fragranze un po' intime. Le note olfattive sono il bergamotto, il ribesnero e il mandarino in testa, abbiamo fiori d'arancio, gelsomino e tuberosa nelle note di cuore, e come note di coda legno di sandalo, muschio di quercia e ambra grigia. Forse è il muschio di quercia che lo fa, gli dà questo carattere fortemente unisex. Direi che la tuberosa, la parte floreale si sente, ma su di me è un pochino più smorzata. Molto carino anche questo profumo, anche se non è tra i miei preferiti della collezione, ma valeva la pena proprio di citarvelo, perché molti mi scrivono che amano questi tipi di fragranze. E dulcis in fundo c'è un meraviglioso gelsomino, un gelsomino bianco. Gelsomino bianco è il nome di questa fragranza. E qui si tratta di un gelsomino molto dolce che diventa poi talcato nel dry down. È davvero molto buono questo, sia anche trovo che abbia una bella persistenza, e anche questo diceva Federico che è una delle fragranze molto molto amate. Direi che tende un po' di più questo verso il femminile, e ha come note olfattive il gelsomino, il mughetto e la tuberosa, assieme a pompelmo, note caramellate, golose di albicocche, pesche soavi, ciclamino, eliotropio e gocce di rugiada nelle note di testa. Poi abbiamo come note di corpo gelsomino, mughetto e tuberosa, neroli e pampelmousse, un velo di cipria e ambra, sentori classici e nostalgici di violetta.
Come note di cuore abbiamo patchouli, morbidi talchi e muschi, golose note di mandorle e vaniglia. Un gelsomino estremamente dolce, estremamente morbido, e mi piace davvero come è descritta la piramide olfattiva, perché qui viene fuori anche l'anima poetica di Federico, e lui ha un legame molto forte con la poesia che viene dall'anima, e soprattutto l'atteggiamento poetico di chi ha a che fare con le materie prime della profumeria e si ispira alle proprie emozioni, ai paesaggi, ai luoghi per le proprie composizioni olfattive. E con questo sentore di gelsomino, a mio avviso comunque un gelsomino che sì, pur essendo un fiore estivo, può essere adatto a tutte le stagioni dell'anno. Questo per me è un 4 stagioni, molto duraturo sulla pelle, una bellissima fragranza. Con questo bel gelsomino chiudo questo video sulla collezione delle fragranze di Federico Cantelli, che ringrazio ancora per essere stato ospite qui nel canale di Note di Profumo. Vi lascio nel link, nell'info box, poi la possibilità di andare a vedervi la video intervista, perché è davvero un incontro molto interessante quello che ho avuto occasione di avere con Federico. È stato un bellissimo viaggio nel mondo dei profumi, e è venuto il momento di salutarci. Ci vediamo nel prossimo viaggio nel mondo delle essenze, delle fragranze e dei profumi. Un grande bacio e a presto qui sempre nel canale di Note di Profumo. Ciao!